anch'io ringrazio tutti i presenti e in particolare l'assessore Montenegro, non solo per l'invito, ma anche per questa sensibilità, diciamo, nel rintracciare un percorso mio personale nell'arco della mia vita, diciamo, le ultime cose che stavo dicendo, per questa attenzione, diciamo, che mi fa molto piacere, diciamo. E allora, venendo al dunque, io sto a Bologna, sono di Tempio, molti di voi conosco, altri no, però sono di Tempio, nato e cresciuto a Tempio e ci torno sempre volentieri. E sono contento anche quindi che ci sia un'opportunità, perché spesso sono rare per me le opportunità di poter fare qualcosa delle cose di cui mi sto occupando, così a Bologna prevalentemente, poterle raccontare anche a Tempio, mi fa molto piacere. Quindi appunto nel aprile scorso fui invitato a fare un corso di formazione, quindi siamo entrati un po' più nel dettaglio proprio di che cos'è una banca del tempo, di come funziona, di come la si può gestire e far crescere. Qui oggi cercherò di essere molto breve, nel senso che è giusto una presentazione di massima che voglio dare su cose che poi sono anche abbastanza intuitive, per lasciare spazio poi, perché ci tengo, più alle domande che magari mi ponete, perché proprio sulla base delle curiosità o delle domande che mi fate, molto probabilmente trovo il modo per non dimenticare delle cose importanti.